Stasera torna l'appuntamento con il bianco e nero. Questa sera, la trasmissione di approfondimento del martedì di Radio Siena TV. Questa sera, puntata speciale perché siamo andati a trovare nel suo studio, nel suo nuovo studio, il magnifico rettore dell'Università di Siena, il nuovo rettore Francesco Frati, che guiderà per i prossimi sei anni l'Ateneo Senese. Siamo andati a trovarlo nel suo ufficio al rettorato. E con lui abbiamo ripercorso un po' la sua carriera eh, da professore e da accademico e soprattutto abbiamo analizzato alcuni temi riguardanti il passato, il presente e il futuro dell'università. Il passato, ovviamente. Con il riferimento al bilancio, alla situazione del risanamento dell'ateneo senese, eh, Frati ha attraversato tutto eh, questo processo insieme all'ex rettore Angelo Riccaboni sulla eh, situazione attuale dell'università e poi sui progetti per il mandato di Frati eh, per quanto riguarda il futuro dell'università di Siena. Allora, ascoltiamo questa lunga intervista che abbiamo realizzato per il Bianco e il Nero con Francesco Frati. Con il nuovo rettore dell'Università di Siena partiamo da una domanda, diciamo così, personale. Chi è Francesco Frati? L'uomo Francesco Frati, chi è? Domanda difficile. Chi è l'uomo Francesco Frati? Eh, mi, mi, <coughs> mi rifaccio es essenzialmente la mia, alla mia esperienza professionale. L'uomo Francesco Frati è un, eh, un senese che si è appassionato allo studio della biologia. Ho avuto la fortuna di poter eh, diventare un professore dell'Università di Siena dopo un periodo di formazione all'estero in due diverse istituzioni di ricerca degli Stati Uniti. Eh, dentro l'Università di Siena ho continuato a lavorare, appassionandomi molto alla ricerca soprattutto sul campo dell'evoluzione degli insetti. Eh, ho ricoperto diversi incarichi all'interno del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali alla quale ero affiliato e poi sei anni fa il rettore Riccaboni mi chiamò a far parte della sua squadra prima come, eh, come delegato alla didattica e successivamente come prorettore vicario, carica che ho mantenuto fino a otto mesi fa quando con l'avvio della campagna elettorale per il nuovo mandato elettorale, ritenevo opportuno eh, la, dare le dimissioni per eh, consentire al, alla campagna elettorale di, di essere più equilibrata in tutti gli aspetti. L'uomo Francesco Frati è un grande appassionato di ricerca, una persona che è eh, grata all'Università di Siena perché mi ha dato la possibilità di fare il mestiere più bello del mondo, perché mi ha dato la possibilità di girare il mondo, perché mi ha dato la possibilità di confrontarmi con le, sfide, con le sfide più avanzate della ricerca e proprio perché sono grato alla mia università ritengo di dover restituire a questa istituzione qualche cosa. È un'istituzione in cui credo molto, io penso che noi dovremmo essere più innamorati della nostra università e più in generale l'intero paese dovrebbe essere più innamorato del proprio sistema universitario. Io, nel mio piccolo, posso solo mettere a disposizione il mio tempo, le mie competenze, il mio entusiasmo e la mia disponibilità all'ascolto dei colleghi per portare avanti questa istituzione per i prossimi sei anni. Pregi e difetti del nuovo rettore dell'Università di Siena? sul lavoro, ovviamente. Se ci sono pregi e se ci sono difetti, mi permetta e... la battuta. No, ci saranno sicuramente, forse più difetti che pregi. Eh, il, credo, come dicevo prima, il pregio è che io ho affrontato questo lavoro, se ci si riferisce ovviamente a questa attività che sto facendo adesso, ho affrontato questo lavoro con il grande entusiasmo. Io credo che l'entusiasmo e l'amore per questo lavoro e per l'istituzione siano fondamentali per assolvere il compito che ho l'onore di, eh, di avere sulle mie spalle adesso grazie alla fiducia che mi è stata concessa eh, dalla comunità accademica. I difetti cerco di ascoltare tutti e qualche volta non ho il tempo sufficiente a riflettere adeguatamente e magari mi manca il tempo per, per, per fare tutte le cose che, che vorrei fare, ma cerco di organizzarmi meglio per, per assolvere il mio compito come la gente si aspetta che io faccia. Le sue primissime sensazioni eh, da rettore, diciamo, magari o nel momento delle elezioni o nel momento insomma, del passaggio di consegne eh, con Angelo Riccaboni, quali sono state proprio le primissime sensazioni che ha avuto? Beh, non posso nascondere un po' di emozione. Ho, avuto, ho provato emozione al momento in cui si conobbe eh, nel giugno del 2016 l'esito delle elezioni e, e ho provato una profonda riconoscenza nei confronti della comunità universitaria che, aveva, che mi aveva sostenuto in maniera così importante. Eh, quindi emozione e entusiasmo, entusiasmo per avviare un nuovo mandato, eh, entusiasmo per far parte e per aver fatto parte e per continuare a far parte della guida di un Ateneo prestigioso, di uno dei dieci Atenei più antichi al mondo. Quindi un'istituzione che è veramente riconosciuta in tutto il mondo. E anche, permettetemi, un senso di riconoscenza e gratitudine nei confronti di eh, diverse persone. Eh, Angelo Riccaboni, con cui ho lavorato in maniera assolutamente serena per questi sei anni, nonostante diversi periodi difficili. I due precedenti, anzi la precedente direttrice amministrativa la dottoressa Ines Fabro da cui ho imparato molto relativamente alla gestione delle università, l'attuale direttore Marco Tomasi che continua a rappresentare un punto di riferimento assolutamente indispensabile per il rettore e per l'intera comunità e poi il professor Romano Dallai che è stato mio maestro scientifico ma che mi ha insegnato ad amare l'università e ad amare questo lavoro e ad amare la ricerca come, eh, come nessun altro. Come ci ha detto, lei ha condiviso da prorettore, eh, nell'ultima parte, insomma, il percorso di Angelo Ircaboni. Mm, ovviamente il mio riferimento è al risanamento dell'università, anche se il percorso con Riccaboni non è stato ovviamente solo quello. Eh, partiamo dall'inizio: che situazione avete trovato all'inizio di questa esperienza? Che università avete trovato? Beh, la situazione ovviamente era molto pesante, l'area era molto pesante, eh, avevamo delle difficoltà oggettive eh, che stavano eh, intanto sul bilancio e sulla profonda criticità e, e, e gli sbilanci che, che, che avevamo di fronte, eh, c'era uno sbilancio annuale che registrava diverse decine di milioni in negativo e questo era ovviamente un elemento che faceva seriamente preoccupare per la capacità di questo Ateneo addirittura di pagare gli stipendi, cioè di assolvere le funzioni quotidiane. quotidiane, esatto, esatto, quotidiane. C'era anche un senso di, come dire, di, di, eh, di sofferenza da parte del personale, sia il personale docente sia soprattutto il personale non docente che aveva visto... Eh, a causa dell'intervento del, del, del MEF aveva visto decurtato profondamente il, eh, il Fondo per il Trattamento Economico Accessorio e quindi vedeva privarsi di quelle risorse che su stipendi che oggettivamente non sono straordinari eh, servono eh, intanto per, per andare avanti ma servono anche per riconoscere il lavoro di queste persone. Abbiamo trovato una città che piano piano eh, ha cominciato ad avere delle difficoltà e questo oggettivamente non ci ha molto aiutato perché, perché eh, mancavano, non per colpa loro magari, gli interlocutori eh, cittadini in grado anche di sostenerci da un punto di vista economico, però ci siamo messi a lavorare eh, cercando di mettere in fila i problemi uno per volta, di risolverli piano piano. Eh, intensificando le relazioni con il Ministero, che ci è, eh, è stato progressivamente sempre più vicino, potendo contare sul sostegno importante della Regione Toscana, che già era intervenuta eh, poche, pochi mesi prima dell'inizio del nostro mandato, con l'acquisto dell'Ospedale delle Scotte, e che successivamente ha continuato a sostenere le attività eh, di formazione e di ricerca del nostro Ateneo come dell'intero sistema universitario regionale e piano piano cercando di <coughs> rassicurare il, il personale, ripeto, docente e non docente, che comunque stavamo facendo tutto per risollevare l'università, abbiamo cominciato a, a vedere che i dati finanziari eh, miglioravano continuamente grazie a questa opera anche di grossi sacrifici compiuti da una comunità, una comunità universitaria è una comunità che ha bisogno di muoversi continuamente, che ha bisogno che le carriere progrediscano perché questo è ciò che rende importante e che gratifica il lavoro di ricerca fatto per esempio dai nostri docenti ma anche le attività del personale tecnico e amministrativo. Però pian piano vedevamo i dati migliorare e, cosa importantissima, vedevamo che contemporaneamente PIL dell'università nei confronti degli studenti e la qualità della ricerca che continuavamo a produrre all'interno dell'università non andava scemando, non diminuiva. E questo è stato forse il segnale più incoraggiante che si riusciva a mantenere un elevato livello della qualità delle nostre attività didattiche e di ricerca restituendo anche a qualcosa al territorio in termini di organizzazione di iniziative, in termini di attrattività nei confronti degli studenti, in termini, di, in termini di collaborazione con tanti partner territoriali che nel frattempo cominciavano ad avere più fiducia nei nostri confronti. E questo ha fatto sì che questa opera di risanamento finanziario fosse assorbita in maniera meno, meno critica perché sapevamo di poter contare su, una, su, un, su un contesto, su un'istituzione, su un gruppo di persone, su una comunità, anche se questa parola qualche volta eh, è abusata, su una comunità che aveva dei valori fondanti molto solidi, che credeva nel prestigio di questo Ateneo e che ha continuato a difenderlo fino in fondo. Se ripensa a, quel, a questo percorso, eh, poi parliamo della conclusione eh, di questo percorso. Le maggiori difficoltà quali sono state? Penso ovviamente, come ha detto lei, ai sacrifici che ha dovuto fare comunque il personale, per esempio. Beh, le maggiori difficoltà quando, quando sei al, al vertice e quindi gestisci un'organizzazione sono quelle relative al non poter soddisfare le richieste che vengono dai. Dai, dai, tuoi, dai tuoi colleghi, eh, quindi non poter soddisfare le richieste per esempio rispetto al finanziamento della ricerca, che infatti è diventato uno dei punti poi della, del mio programma elettorale, perché per anni noi non abbiamo potuto sostenere l'attività di ricerca dei nostri ricercatori, tra l'altro in un momento in cui venivano a mancare anche quelle risorse governative che in tutti gli altri paesi civili eh, consentono ai ricercatori di tenere aperti i laboratori e di continuare a eh, condurre una ricerca perlomeno ad un livello eh, basale, ad un livello standard e quindi dover dire di no a queste richieste un anno di chiusura dei dottorati che significava non avere più giovani nei laboratori, fortunatamente questo è durato un solo anno, questa era un pochino la cosa che, che più che più pesava, no? che più faceva certo. male, perché vedevi e, e ti, ti, avresti desiderato di poter sostenere queste iniziative, ma non c'erano oggettivamente le condizioni finanziarie per farlo. Senta, c'è qualcuno che nutre ancora qualche dubbio sul definitivo risanamento dell'Università di Siena, nonostante i dati di bilancio che anche lei in qualche modo ha citato. Eh, possiamo dirlo invece, l'Università da questo punto di vista è uscita... Dal tunnel? Sì, possiamo dirlo, possiamo dirlo senza problemi. Cioè l'università ormai ha un bilancio risanato, abbiamo chiuso per tre anni in attivo il, il, il consuntivo, eh, abbiamo chiuso lo scorso anno in attivo anche, abbiamo impostato lo scorso anno in anche. Eh, il preventivo, eh, il collegio dei revisori dei conti, dopo anni di pareri negativi sui nostri bilanci eh, negativi, ha, eh, ha dato parere favorevole, riconoscendo quindi lo sforzo fatto e riconoscendo giudicando il nostro bilancio, mai con un occhio troppo tenero, ma sempre con il rigore che si confà ad un organo di controllo come il Collegio dei Revisori dei Conti, adesso possiamo dire che il nostro bilancio è risanato e che da un punto di vista finanziario l'Università di Siena è un'università che è perfettamente in linea con il resto delle università. Abbiamo anche noi le nostre eh, questioni abbiamo soprattutto il timore di soffrire degli stessi problemi di cui soffre sfortunatamente l'intero sistema pubblico della ricerca e l'intero sistema pubblico della formazione, cioè la scarsità di risorse. Parliamo eh, del, del futuro, internazionalizzazione è una delle parole cardine, no? lei l'ha citata, eh, per il futuro dell'università, in particolare dell'università di Siena. In pratica cosa significa, cosa significherà per Siena? Internazionalizzazione significa molte cose, spesso l'osservatore meno attento, un più superficiale tende a pensare all'internazionalizzazione semplicemente come eh, l'apertura di corsi in lingua inglese, che è certamente uno dei pilastri dell'internazionalizzazione, tra l'altro un argomento su cui noi ci siamo mossi in maniera eh, costante eh, ma continua nel tempo aumentando progressivamente, senza strappare mai, ma aumentando progressivamente il numero dei programmi, il numero dei corsi di studio che sono insegnati interamente in lingua inglese. Al momento sono 13, con i due aggiunti con l'anno accademico 16-17, diventeranno 14 nell'anno accademico 17-18. E questo è certamente uno dei punti cardine dell'internazionalizzazione, perché avere corsi di laurea in lingua inglese non soltanto ci consente di aumentare l'attrattività nei confronti degli studenti internazionali, ma ci consente anche di offrire agli studenti italiani che vogliono iniziare a cimentarsi con un mondo sempre più globale la possibilità di cominciare a lavorare sulla loro formazione in lingua inglese. Peraltro è stato importante per aumentare il numero degli studenti internazionali che ormai hanno raggiunto il livello di circa 7% abbondantemente sopra alla media nazionale. Ma internazionalizzazione significa anche essere attrattivi per esempio nei confronti degli studenti Erasmus, cioè di quegli studenti che vengono a Siena in programmi di mobilità breve, 3-6 mesi dato tra l'altro nel quale nuovamente noi facciamo molto bene. Siamo tra i primi in Italia nel rapporto tra studenti Erasmus incoming, come si dice, cioè quelli che vengono a Siena, e le dimensioni complessive dell'Ateneo. Però internazionalizzazione ai nostri occhi significa anche offrire agli studenti che sono iscritti a Siena, di qualunque nazionalità essi siano, una porta di accesso verso il resto del mondo e quindi, oltre alla didattica in inglese, la possibilità di godere di... Opportunità Erasmus che il consentono anche a loro di andare a giro per l'Europa e adesso con il programma Erasmus Plus a giro per il mondo per, perché, perché i dati ci dicono che quegli studenti che hanno fatto durante la loro formazione un'esperienza di approfondimento all'estero sono gli studenti migliori, sono quelli che poi hanno maggiore probabilità di trovare un posto di lavoro e quindi crediamo che stimolare i nostri studenti e dar loro le opportunità necessarie ad andare all'estero, almeno per un breve periodo, sia una cosa fondamentale per la loro formazione. Parliamo delle iscrizioni. In Italia c'è stato un calo delle iscrizioni all'università. Siena come ha reagito a questo calo? Siena essenzialmente ha seguito l'andamento del Paese. C'è stato un calo due o tre anni fa che ha riguardato anche noi. E poi, però, l'anno scorso c'è stata un'inversione di tendenza sia a livello nazionale che a livello, che a livello locale. Noi abbiamo aumentato il numero degli immatricolati, che è il dato più, che è il dato più significativo per capire qual è il trend immediato, no? cioè andare a misurare quanti sono gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea triennali o magistrali a ciclo unico, per intendersi i diplomati che uscendo dalle certo. scuole superiori si iscrivono sì. all'università. Quest'anno i dati devo dire, sono molto incoraggianti perché per quanto il processo di immatricolazione ancora non si sia completamente concluso, noi stiamo registrando circa un 5-6% di aumento rispetto allo scorso anno e quindi questo è un dato che per noi è molto, molto promettente. Aggiungo su questo tema qua che stiamo registrando una grande affluenza anche alle nostre lauree magistrali. Eh, sebbene la, il, la deadline, la scadenza per l'iscrizione alle lauree magistrali arrivi al 31 di dicembre quindi ancora ci sia tempo però rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso abbiamo un significativo aumento di studenti questo significa che gli studenti vengono volentieri a studiare a Siena non soltanto dopo, dal, dal, dopo che sono usciti dalla scuola superiore ma vengono anche a cercare a Siena quella formazione di livello superiore, appunto a livello di lauree magistrali, che evidentemente sanno di trovare in grande qualità qui nella nostra città. Senta, c'è un, un dato eh, che ovviamente non riguarda direttamente l'Università di Siena, ma che riguarda gli affitti a Siena. Come in altre realtà, gli affitti per gli studenti sono aumentati. Volevo il suo parere, è un problema anche per l'Ateneo questo? Beh, eh, certo, sì, è un problema. Devo dire, vorrei partire dal, dal bicchiere eh, mezzo pieno. Eh, la nostra città già è molto già riesce ad offrire molto la nostra università, devo dire, attraverso l'azienda regionale del diritto allo studio, quindi attraverso il servizio. Che la Regione garantisce a tutte le università della Toscana già riesce ad offrire ai nostri studenti notevoli opportunità di alloggio, di borse di studio, che ovviamente vanno a sostenere certo. gli studenti meno abbienti. Questo è ovvio perché questi, queste opportunità sono date sulla base eh, del reddito. È chiaro che un'offerta un cittadina di abitazioni che avesse un prezzo inferiore potrebbe in un certo senso aiutare anche l'attrattività nei confronti degli studenti. Credo che però gli studenti riconoscano anche che venendo a stare a Siena vengono ad abitare in uno dei centri storici più preziosi, se mi permettete il termine, della nostra, qualità insomma. del nostro paese e forse della nost del nostro continente e quindi c'è un ritorno in qualità che non si trova onestamente. In, tutti gli altri, eh, in tutte le altre città universitarie italiane. Ricerca, lei ovviamente ne ha parlato molto, eh, come si fa a portare avanti questa ricerca a Siena anche come, con, con dei dati eh, oggettivi nazionali che eh, dicono appunto che la ricerca è uno dei primi tagli che vengono fatti appunto dal, dai governi che si sono susseguiti negli anni? Eh, come, dalla, dagli Atenei e da Siena come si fa a portare avanti? I progetti di ricerca in questa situazione nazionale? Purtroppo, purtroppo non è facile. Eh, gli Atenei possono, alcuni lo fanno in maniera importante, altri in maniera minore, noi ci stiamo rimuovendo su questo terreno avendo risolto i nostri problemi finanziari, alcuni Atenei riescono a sostenere, a garantire ai laboratori quel minimo necessario per portare avanti un'attività minima. Dopodiché, nella stragrande maggioranza dei paesi europei, dei paesi, come dico sempre, con i quali noi abbiamo l'ambizione di competere sul palcoscenio internazionale, le attività di ricerca dei gruppi di ricerca delle università sono finanziate dal governo centrale. Un governo centrale che negli ultimi anni onestamente è stato abbastanza varo di risorse per la ricerca, il grande programma di di finanziamento dei progetti nazionali che in gergo si chiama PRIN è stato chiuso, bloccato per due anni, è ripartito l'anno scorso con soli 90 milioni che non, hanno, che non sono stati sufficienti ovviamente certo. a garantire le, le minime necessità di ricerca, eh, sono stati finanziati se non ero circa il 7% dei progetti finanziati, quindi grossolanamente il 7% dei ricercatori italiani che è molto poco. Ci sono i progetti europei, ci sono i bandi competitivi che non sono soltanto quelli europei, spesso ci sono anche quelli regionali e qui nuovamente devo dire la nostra regione fortunatamente riesce a mettere a disposizione del sistema di ricerca eh, toscano regionale eh, risorse anche abbastanza rilevanti rispetto a quello fatto dalle altre regioni. Però nuovamente non è facile. Quello, che cosa possono fare gli atenei? Possono provare a ricavare nel bilancio. Eh, cifre, somme che possono poi ritornare a dipartimenti e a laboratori per le loro attività di ricerca, possono aiutare il, i ricercatori ad accedere ad intercettare finanziamenti competitivi. Questo cercheremo di farlo irrobustendo eh, il nostro ufficio ricerca, che già sta facendo un lavoro eh, egregio, e mettendo a disposizione dei nostri eh, docenti, dei nostri ricercatori, persone competenti, persone che magari possiamo formare e che con l'esperienza saranno sempre più di aiuto nei confronti di questi bandi che, mi riferisco soprattutto a quelli europei, spesso sono molto, spesso sono molto uh, difficili anche da un punto di vista burocratico. Ci lamentiamo spesso della burocrazia italiana, ma certamente da questo punto di vista la burocrazia europea non è che faccia molto meglio. Ci sono però dei segnali positivi. All'inizio di questa settimana io ho partecipato... A Bruxelles e mi fa piacere ricordarlo qua alla presentazione ai parlamentari eh, europei di, dei risultati intermedi di un progetto vinto, coordinato dall'Università di Siena, in particolar modo dalla, dalla professoressa Donata Medaglini del Dipartimento di Biotecnologie Mediche ed è un progetto europeo che unisce 40 diversi partner, una quindicina dei quali eh, dal mondo dell'impresa privata e gli altri 25-30 dal mondo delle istituzioni pubbliche di ricerca, incluse molte università, in collaborazione con l'attuale GSK e eh, eh, in particolar modo attraverso eh, la Sclavo-Vexan Association con la partecipazione rilevantissima del dottor Rino Rappoli che è sempre stato amico dell'Università di Siena e con cui abbiamo sempre potuto collaborare e questo è un esempio di successo che veniva presentato a parlamentari sottolineando che era un progetto da 30 milioni di euro che sono poi saliti a 42 grazie all'impegno economico dei partner privati, dei partner industriali e soprattutto un progetto su, su un argomento scientifico di assoluta attualità cioè quello dei vaccini e delle vaccinazioni. Sì. Sappiamo bene le polemiche che ci sono in questo momento sui vaccini, eh, io mi sono permesso di ricordarlo spesso. Quanto si stia correndo il rischio che leggende, falsi miti, eh, credenze di ogni tipo possano veramente mistificare la realtà e indebolire quelle che sono prove scientifiche su quanto importante sia stata, siano stati i vaccini e la vaccinazione per migliorare la salute dell'intera popolazione del pianeta, non soltanto certo. del, dell'Italia. E quindi questo è stato un esempio di grande successo e mi ha fatto molto piacere. Far portare il saluto dell'Università di Siena, sottolineando che questo progetto europeo di grandissima importanza aveva la sua, la sua testa pensante qui a Siena e all'Università di Siena in particolare. Università come comunità: eh, il mio riferimento è anche ai percorsi post laurea di inserimento nel mondo del lavoro che lei in qualche modo ha citato. Eh, cosa si può fare nei prossimi anni da questo punto di vista? Io credo si possa fare molto perché. Se c'è un qualcosa che spesso anche l'opinione pubblica eh, attribuisce negativamente alle università o di cui accusa le università è, quelle, è quello di essere un po' troppo staccata dal mondo del lavoro, dal mondo delle professioni. C'è del vero e c'è del falso in tutto questo. Intanto una delle mission dell'università è quello di preparare e di formare da un punto di vista culturale i Propri studenti, coloro che si rivolgono a questo livello, a questo tipo di formazione. Quindi dobbiamo pensare che inizialmente l'università deve occuparsi di offrire una formazione di base adeguata. Certo. Dopodiché, però, abbiamo sentito quasi come un bisogno impellente quello di cercare di, di sforzarci affinché si potesse garantire ai nostri studenti anche qualche opportunità in più di implementare la loro formazione personale, di crescere anche come persone per essere più competitivi, come si usa dire, anche se la locuzione non è molto bella, più competitivi sul mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che oggettivamente sta cambiando di anno in anno, al di là dei problemi legati alla disoccupazione, e sta diventando sempre di più un mondo de del lavoro in cui allo studente, al giovane, non è per il giovane, per lo studente non è tanto importante trovarsi un lavoro, diventa importante crearsi il proprio lavoro. Lo abbiamo fatto soprattutto nel progetto Prima Siena Open che poi è confluito di fatto nel, nel maxi progetto del Santa Chiara Lab che è proprio il luogo dove noi vogliamo che i nostri studenti implementino quelle eh, competenze trasversali o soft skills come si usa dire che possono effettivamente rafforzarle e che sono tra l'altro per quelle che sono le nostre interazioni con il mondo delle professioni e che sono tra l'altro molto richieste dal mondo del lavoro. Ecco questo è un impegno che ci, siamo preso e su, che ci siamo presi e su cui desideriamo continuare a lavorare. Ecco quindi il Santa Chiara Lab diventerà questo nei prossimi anni, oltre a quello che è già adesso. Il Santa Hera Lab è questo e molto altro di questo, è il luogo della contaminazione tra studenti che quindi eh, acquisiscono una formazione trasversale anche attraverso il contatto diretto con altri loro colleghi, magari di discipline diverse, è il centro dell'innovazione attraverso il Fab Lab per esempio. È il centro dove gli studenti possono essere messi direttamente in comunicazione con le imprese e quindi per esempio ascoltare da storie imprenditoriali di successo ed imparare da storie imprenditoriali di successo quello che loro possono fare una volta conseguito il titolo. Quindi certamente sì, il Santa Chiara è il luogo dove noi vogliamo lavorare con i nostri ragazzi, con i giovani e se mi è consentito di dirlo in questa occasione anche con i giovani di tutta la città di Siena. Eh... Ateneo come punto di riferimento del territorio, eh, traino per la ricerca, indotto anche economico per una città, eh, come dire, lei è consapevole di essere uno dei punti di riferimento poi, di questo territorio, visto anche obiettivamente le, tutte, le tante vicissitudini eh, che hanno colpito Siena negli ultimi anni. Sono consapevole, certamente sono consapevole e aggiungo che sono anche gratificato da questo, da questo ruolo, perché. Riconoscere, eh, e adesso tutti lo riconoscono oggettivamente, che l'Università a Siena è un motore fondamentale di sviluppo culturale, sociale ed anche economico di questo territorio è per noi motivo di grande soddisfazione. Certo, ci attribuisce un onere che è quello di lavorare affinché questo compito, affinché questo, questo nostro ruolo sia portato avanti. Nella speranza di generare il miglior indotto possibile per il, nostro, per il nostro territorio, per la nostra città. Da questo punto di vista, noi possiamo fare diverse cose, agire su diversi fronti. Intanto, l'attrattività nei confronti degli studenti. Avere a Siena 10.000 studenti che provengono da fuori regione, quindi che non sono normalmente residenti a Siena, ma che risiedono a Siena per 11 mesi all'anno, è un qualche cosa che, oltre a portare ingenti risorse economiche, arricchisce la vitalità di questa nostra, di questa nostra città. Eh, collaborare con le istituzioni locali per garantire a questi studenti opportunità di svago, opportunità di approfondimento culturale, artistico, teatrale e di ogni altro genere, perché no anche sportivo, contribuisce a rafforzare un'offerta complessiva e poi un'offerta complessiva che si, apre, che si apre a tutta, a tutta la città. E poi penso che la presenza dell'università con i suoi convegni, con, suoi seminari, con i suoi seminari, con le sue iniziative culturali, scientifiche, possa effettivamente essere un qualche cosa di cui beneficiano tutti i cittadini della nostra città, un ruolo del quale noi siamo molto orgogliosi ed è il motivo per cui cerchiamo sempre di aprire le nostre porte, i nostri luoghi, le nostre ale, le, aule, le nostre sale alla cittadinanza affinché effettivamente la cittadinanza possa sentire la sua università come qualcosa di suo e possa trovare nell'università un momento di approfondimento e di crescita culturale che ognuno di noi deve sempre perseguire. Senta, ha pensato alla squadra che circonderà Francesco Frati? Eh, per la verità eh, questa mattina ovviamente ci ho pensato e per la verità questa mattina ho annunciato il nome dei principali delegati ad una riunione dei direttori di dipartimento. Mi è sembrato giusto annunciarla ai direttori di dipartimento perché i nostri dipartimenti sono il fulcro dove si svolge la nostra attività di missione, didattica, ricerca, trasferimento tecnologico. Ho ritenuto giusto, da un punto di vista istituzionale, presentare i delegati eh, ai, ai direttori dei nostri dipartimenti perché sarà con loro che i miei delegati eh, lavoreranno di più. E poi ovviamente queste persone, che ringrazio anche qui perché anche loro, come, come ho fatto io e come fanno i direttori di dipartimento per esempio, a, eh, accettando questo incarico hanno deciso di mettere a disposizione dell'intera istituzione una parte del loro tempo, una parte delle loro competenze, una parte della loro professionalità a beneficio dell'intera comunità. Un consiglio agli studenti che, ci, che sono iscritti o si iscriveranno all'Università di Siena, quale può essere, da parte del Rettore? Un messaggio da parte del Rettore. Eh, un messaggio da parte del Rettore agli studenti che hanno già deciso di venire a Siena o sì. che sono già venuti a Siena. Non abbiate paura di, eh, di interloquire con i vostri professori. Eh, questa è un'università i cui professori. Eh, hanno sempre dimostrato una certa disponibilità nei confronti degli studenti. Questa è un'università dove il rapporto tra studenti e professori è un rapporto ideale e quindi è possibile costruire un rapporto molto diretto tra studenti e professori. Non abbiate paura di seguire le vostre aspirazioni, non abbiate paura di seguire i vostri sogni, non c'è luogo migliore per cercare di realizzare i sogni di ognuno se non attraverso l'approfondimento culturale e l'approfondimento della propria formazione personale e non c'è luogo migliore per raggiungere questo, questa uh, formazione per personale che non all'interno dell'università. Vado molto oltre, lei ha appena iniziato il suo lavoro come rettore, ma che università si immagina alla conclusione del suo mandato? Alla conclusione del mio mandato mi immagino un'università... Eh, che ha mantenuto inalterati i propri standard qualitativi di ricerca e didattica, che ha aumentato il numero degli studenti, non perché vogliamo necessariamente partecipare alla competizione con gli altri Atenei perché ha più studenti, ma semplicemente perché io credo, come molti ci dicono e ne sono convinto anch'io, che uno dei mali di questo Paese è il bassissimo numero di laureati. Sapere che fra sei anni il numero degli studenti iscritti all'Università di Siena e possibilmente il numero degli studenti iscritti a tutte le università nazionali è aumentato significativamente, significa aver conseguito un certo, un certo successo. E poi mi aspetto di lasciare un'università che sia veramente sempre di più un luogo interculturale, internazionale, di interazione tra docenti, studenti e perché no. Cittadini, perché abbiamo la fortuna noi senesi di avere in città un'università molto prestigiosa che può certamente arricchire tutti noi.